nostri studi è venuto a trovarci Paolo Bollani, direttore di Elive TV. Partiamo però da quella che è stata la tua esperienza all'estero. So che sei stato parecchio in giro per l'Europa e raccontaci un po' di questa tua esperienza di questi anni, cosa hai fatto e che Europa hai trovato. L'esperienza in Europa è stata sicuramente l'esperienza più bella, anche perché sono arrivato in un momento in cui l'Europa era veramente molto, molto vivace con la Commissione Prodi, quindi c'è stato un momento, a pochi anni dall'entrata dell'euro, quindi è un momento molto vivace, poi ne è seguito uno invece, molto tranquillo, è il caso di dire. Bello è stato perché poi, adesso forse si ha un po' più contezza della cosa, però forse, insomma, 10 anni fa, 15 anni fa, quando sono arrivato a Bruxelles, era il 2004, non era così chiaro che alla fine tutto veniva deciso da Bruxelles, si decide là e poi i parlamenti alla fine non fanno altro che nella stragrande maggioranza dei casi ratificare le decisioni che vengono prese al Parlamento europeo, Consiglio europeo oppure le proposte della Commissione. Questo per quanto riguarda ovviamente i temi che sono di competenza europea, non di competenza stretta dei singoli stati. E lo stiamo vedendo anche in questo momento, più che mai forse con questa pandemia, in questo ultimo anno e mezzo, dove il singolo Stato non può fare assolutamente nulla, anzi già l'Europa è piccola rispetto a una situazione di queste proporzioni come quella del Covid-19. Quindi tanto vagare, è stato bello, una bellissima esperienza, da un punto di vista anche giornalistico decisamente formativa perché comunque ti apre orizzonti e poi è stato bello anche tornare a casa con un progetto che nel frattempo è maturato dall'esperienza a Bruxelles, dalla precedente invece in altre realtà milanesi come è stato Radio 105, Radio Monte Carlo, Radio 101 quando era ancora 101, quando era ancora 101 in Lombardia, quindi diciamo un mix di queste cose e tornare a Brescia e dire perfetto, facciamo una sintesi di quello che è stato fatto in 25 anni. Ecco, tra l'altro mi viene a pensare, ho letto recentemente un articolo che sono tanti i giovani giornalisti italiani che si sono recati a Bruxelles per lavorare. Direi meno male, caso di dire meno male che i giornalisti hanno capito che Bruxelles è una bella piazza. Bruxelles è una piazza bella da un punto di vista sociale perché ovviamente ci sono giovani che arrivano da tutta Europa, quindi è un grandissimo momento anche di scambio culturale e sociale, è una città molto viva. Dall'altro punto di vista, quello professionale, direi che forse a Bruxelles, senza il forse, si deve studiare, cioè il giornalista non rincorre la dichiarazione e la replica del politico, ecco, non c'è questo giornalismo un po' morboso, se così mi passi il termine, ma lì bisogna studiarci, ci sono dei dossier, è un po' come la matematica, lì non è un'opinione, ci sono delle leggi, vengono scritte, vengono discusse, vengono modificate e se vuoi, il luogo che a me è sempre piaciuto maggiormente è quello del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo viene ancora eletto, con le preferenze, quindi, è uno dei luoghi più democratici in assoluto, in contrapposizione poi con il Consiglio europeo, che sono gli stati, e la Commissione che è composta sempre da membri indicati dagli stati, ma che insomma ha un potere, diciamo, di suggerire delle leggi che poi devono essere comunque varate e approvate da Parlamento e da Consiglio. Ecco, dicevamo poi che sei tornato a Brescia e hai messo insieme tutte queste esperienze che hai fatto nel corso degli anni, nelle varie realtà radiofoniche, televisive e non da ultima quella appunto a Bruxelles. Qui a Brescia sei diventato direttore di Elive, una nuova avventura, una realtà nata da pochi anni, 3-4 anni. Come ti è venuta questa idea innanzitutto? L'idea era quella di cercare, sì, di fare sintesi, di mettere un po' a frutto, a reddito, tutte le esperienze fatte. Tra queste anche alcuni anni
lavorati per conto del Gruppo Espresso di Repubblica e di RCS Corriere della Sera proprio appena prima di arrivare a Brescia. Quindi è stato un lavoro con tanti professionisti, un modo di lavorare molto diverso da quello che si fa generalmente qui a Brescia. Mi ha impegnato molto sul fronte dirette TV, tant'è vero che insomma il nome di Elive nasce proprio da quello, essere in diretta, quindi essere molto sul pezzo, essere molto tempestivi, rottamare quella che è l'idea che le notizie si danno nel telegiornale. Ormai le notizie si danno quando arrivano in redazione, senza attendere nulla, anzi cercando di darle per primi, per essere più celeri possibili. Quindi abbiamo realizzato il sito che Live oppure Brescia.tv all'epoca non aveva, quindi un sito internet che vuole essere un sito di informazione aggiornata in real time, quindi man mano le notizie arrivano, un flusso costante. Il telegiornale di Live è semplicemente una sintesi di quello che succede nell'arco della giornata, quindi fare quello che ormai si fa dappertutto in Italia, si fa da molti anni, insomma, con Repubblica.it, con Corriere.it, il fatto che le notizie non debbano aspettare un'edizione di un telegiornale, questo è anacronistico, e mi sembrava che questo fosse ancora un po' il concetto che ci fosse a Brescia, e mi piaceva insomma, un progetto che andasse proprio in questa direzione. Per quanto riguarda invece gli obiettivi futuri? L'obiettivo futuro è quello di andare ancora più nell'immediatezza e nel digitale. La televisione è sicuramente uno dei mezzi più belli, più interessanti, ma ancora di più secondo me è la parte digital, la parte del sito internet, che diventa completamente interattivo. Ormai il giornale si legge sullo smartphone, l'aggiornamento delle notizie arriva sullo smartphone, e quindi andare a sviluppare tutta una serie di contenuti rapidi, immediati, di facile fruizione, che siano di informazione, che siano di divertimento, che possano essere insomma un po' una sintesi delle nostre giornate, di quello che vogliamo andare a fare, vedere. Adesso è un periodo in cui, ahimè, da questo punto di vista c'è poco da scrivere, perché non ci sono eventi ovviamente, ma torneremo, mi auguro, molto presto a voler scrivere di eventi, di manifestazioni, di appuntamenti sul territorio. Credo che questo sia assolutamente una sfida che è di tutti, dei giorni nostri praticamente, la sfida di avere un portale di informazione che ci dica, magari ci suggerisca che cosa fare, dove andare e che cosa succede nella nostra città e provincia. Quindi sicuramente ancora più digitalizzazione e ancora più l'utilizzo di Elive sul telefonino, che sarà praticamente quasi il mezzo unico sul quale informarsi. In conclusione, l'importanza del puntare sui giovani, anche il gruppo, la squadra che lavora con te sono soprattutto giovani. Sì, la volontà di puntare sui giovani, perché i giovani devono avere una marcia in più, devono poter avere occasioni, però devono studiare, indubbiamente. Ecco, il giornalista non è un qualcosa che si fa così per caso. Il giornalista ha bisogno di avere delle nozioni di base molto importanti, anche se si fa spettacolo, nozioni di diritto, nozioni comunque che sono alla base, fra l'altro, del nostro vivere, del sapere che cosa si può fare, che cosa non si può fare. Quindi abbiamo investito molto sui giovani, sono molto felice, sono molto contento, perché nella nostra rete di collaboratori abbiamo molti ragazzi che sono molto motivati, e questo ci porta anche, fra l'altro, un altro punto di vista, un'altra ottica, e sicuramente ad andare verso un stile di informazione che insomma è un po' il nostro, essere molto smart, molto giovane e anche molto immediato. Ora nasce una nuova collaborazione appunto tra Elive di Paolo Bollani e Radio Bruno Brescia. Beh, questa è una bella notizia, perché comunque radio, TV, siti e soprattutto i vari media del territorio, io ho sempre sostenuto che debbano sostenersi a vicenda e soprattutto creare nuove opportunità, perché come si dice e come dice un recita un vecchio adagio, l'unione fa la forza,
è bello in mettere insieme idee diverse, mettere insieme mezzi diversi, ognuno con la propria specificità, ognuno con i propri le proprie peculiarità e trovare anche nuovi prodotti. Quindi sono felicissimo di questa collaborazione che c'è e che nasce tra Elive e Radio Bruno Brescia.